Là, mi raccomando, ho cominciato, no, di cazzare. Sì, tu, sì, tu, per carità. Vabbè, se poi dice perché deve essere tutta una cosa così. Deve essere una cosa prima. Ma ci... Dici, Claudio, cosa ne pensi di questo camion? Ma è sapere che se c'è stata che cazzata, che il video comincia a spopolare. Allora, iniziamo, allora. Nuovo sul canale e questa volta in compagnia dei soci del gruppo Modellisti Latini, Claudio, Riccardo e Francesco, andiamo a boxerare questa nuova scatola della Trumpeter. Andiamo a esaminare il Max 7410 con il rimorchio. Scatola nuova, uscita a settembre del 2020, quindi non ci resta che aprirla e andare a esaminarla insieme ai ragazzi del gruppo Modellisti Latini. Ecco qui, allora apriamo la scatola, anzi prima di aprire esaminiamo la scatola. Bellissimo disegno del Max 7410 con rimorchio e nella scatola, nella prima parte, nella parte centrale della scatola, subito all'occhio ci va la lunghezza del modello, che è di 67 cm, lunghezza 67 cm. La larghezza del camion da qua a qua supera i 10 cm e tutto il kit, almeno come dice Trumpeter, sono più di 860 pezzi. Modello imponente, considerate la scala in 1 a 35, cioè è pauroso. Andiamo a aprirlo. Sempre se si apre. Si apre. Vediamo sta meraviglia. Eccolo qua. Allora, subito le istruzioni. Ecco, vedete? È un libretto sembra il libretto della Fiat 1. Sì, è così grosso. È uguale. Questo sono Sveglia. È una sveglia. È una sveglia, beh. È una bella sveglia. Una bella sveglia. Prime pagine fanno vedere le stampate, quante stampate ci stanno. Come classico in tutte le istruzioni. Come tutte le istruzioni, ma la cosa più figa in questo kit è vero che so come tutte le altre, però stampata B, vedete? P4. Cioè, significa che ce ne stanno 4, quindi non so come tutte le altre istruzioni, se andiamo a prendere un Tiger o altri kit, il P4 non c'è. Quindi, quantità, per farvi capire la quantità dei pezzi che è composto questo kit. Ma anche gli accessori, fotoincisioni. Sì. Non è solo plastica. No, adesso ci stava arrivando un foglietto minimal delle Degas. In più ti forniscono 3 foglietti di fotoincisioni, compreso nel kit per coprire gli adesivi la parte trasparenti quando vai a verniciare. Quindi, utilissimo. È utilissimo. Ti risparmiano l'acquisto se sul mercato c'è dei foglietti delle, come si chiama, della Edward. Edward Montes. Ci sono un po' che li fanno ormai. Andiamo subito a esaminare il primo passaggio, ti fanno costruire il telaio. Poi mano a mano tutta la distribuzione, quindi la distribuzione, cioè penso i motorini, il motore e tutto il resto, la trasmissione. E dalle istruzioni mi pare pure bella dettagliata, poi la andiamo a esaminare, apriamo proprio la busta e andiamo a esaminare. Questa è il telaio, ma soprattutto com'è massiccio. no, ma il telaio è figo, cioè guardate quanti pezzi per fare il telaio, quindi è semplice, perché comunque i pezzi sono belli grossi. Al nono passaggio cominciamo a costruire il motore. Che io credo che ce ne sono più di uno del motore, o è uno solo? Beh, penso uno. È uno solo? No, due. Sono due? È uno. È uno. È uno. Vedo un solo motore qua. È uno. Ops, uno. Questo.
E qua andiamo dopo il montaggio delle sospensioni, serbatoi, motore, tutto quello che c'è stato da montare su un telaio di un camion. Al tredicesimo passaggio ti fanno costruire le ruote. Eccole qua. Eccole qua. Queste rodine qui, che poi tra un pochetto andiamo a vedere. Gomma vinile? Oh. No, mi pare dure, sono durette. E allora è vinile. È vinile. Sì. Bello come. Ne mettiamo sotto la 500 questi. E andiamo avanti. Radiatore. Gli ultimi passaggi. La cabina. Anzi, le cabine, perché qua sono due. Sono due. Primo impatto so dettagliate, almeno dal disegno so dettagliate, poi tra un po' andiamo a vedere. E continua le cabine? La cabina sì. Sì, sì. Un bel po' di fasi. Sono quattro fasi. Quante fasi? Uno, due, tre, quattro. Però sono due. Quindi queste fasi sono otto fasi. Quindi si raddoppia. Beh, insomma, dai. Da divertirsi ci sta, sicuro. Fanno vedere il montaggio e non viene incollato la cabina al telaio perché c'è la possibilità di tenerla aperta per far vedere il motore. Interessante per un dialogo. Molto interessante, infatti. E questo è il risultato solo della motrice. Che insomma. Adesso c'è il rimorchio. Dopo di questo c'è il rimorchio. Vabbè, le ultime cose. Sono pezzi grandi, quindi pure facili. Ecco. E questo è l'inizio del rimorchio, che non è difficile, credo che non sia difficile. Pezzi grandi, qualcosa già si travede nel rimorchio. Quindi non è difficile, non credo che. No, è molto lineare. È lineare. D'altronde un rimorchio. Bel rimorchietto da metterci sopra un bel caro. È qualcosa in mente? Sì. Pure ci io. Sta, c'è il T90, poi tu c'hai qualcosa in mente? Sì. Vabbè. E questo è il prodotto finale. Eccolo qua. Guardate quando viene lungo. Ma soprattutto quanto è bello. È un bel modello. Ricordo, questo modello è uscito nel settembre 2020 in pieno lockdown. È recente, quindi questo dovrebbe essere l'ultime stampate. Però non ho visto una cosa, ma la parte con le decorazioni non ci sta con le versioni? Non lo so, adesso andiamo a vedere, adesso, probabilmente sta sotto. Adesso vediamo. Allora, questa. Togliamo questo. Eccole qua. Allora dopo andiamo a vedere perché qua l'abbiamo viste nelle istruzioni. La parte trasparente. Due sette di gomme. Guardate quanta roba, ragazzi. Guardate quanta roba. Questa è più grossa del camion. Sì, è impressionante. È impressionante, eh? Ok, allora mettiamo la scatola da una parte, così almeno man mano che andiamo cioè ragazzi, guardate il mucchio. Vedi e ti fa l'effetto che sta affusciato col peso. Ok, non ho capito. Tu hai visto, tu questo qua c'è molto il cerchio di plastica, giusto? Sì. Poi tu prendi la vite piccola, la metti qua sotto e avvidi. A un certo punto tu avvidi, va dentro, ti fa l'effetto così. Ah sì, perché la gomma va, esatto, si schiaccia. È figa, è una cosa sì, perché praticamente c'è questi come esatto, un viso sopra, specialmente un lugar armato. E allora, nel carrello. Tieni. Vai, ti prendiamo dalle ruote? Sì. Allora, prima cosa che andiamo a esaminare sono le ruote. Non è partita già. Sono in gomma. Adesso vi faccio vedere sul dettaglio. Comunque, tipico di Trumpeter, fa sempre ruote in gomma. Se no è Trumpeter. E sono di questo tipo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 9 gomme. E queste gomme qui sono del carello.
Adesso mettiamo a fuoco. La scolpitura è bella, eh? Sì, scolpitura è bella. C'è un gran bel dettaglio, eh? Sì. Sono ottime per la Fiat 500. No, vabbè. Sono un po' più grandi. Sì, sì. Quindi queste sono 9 gomme. Andiamo a vedere quelli della motrice. Pure queste in gomma. Questa gomma. Che bella. Sono, bella, sono molto bella, molto dettagliata. Sì, sono più grandi. Facciamo vedere. Riusciamo a vedere. Sì, riescono belle. A vedere. Belle. E queste sono 9 anche queste. 9 perché... numero disparo perché 8 sulla motrice e una che va sopra il carellone, sì. Sia questa dimensione che l'altra le mettiamo via. Poi abbiamo visto le foto incisioni che, se non vado errato, sono due fogli. A me addirittura sembrava tre, mi ricordavo tre, forse mi ricordo sono mai. tre, eccole qua, mi ricordavo bene. Un po' spesse, un po' troppo spesse nei miei gusti, però insomma non sono male. Nel foglietto del terzo foglio delle istruzioni ci sono pure i cavi che sono di rame, perché di solito mettono un cordino. Esatto. Questa volta è bruttissimo. Questa volta è rame. Queste sono le foto incisioni, facciamo vedere meglio. Bello. Un po' spesse, ma ci sono. Un po' spesse, ma insomma, ecco, rendono migliore le foto incisioni. Andiamo avanti. Tu le fai col trapano? Sì, e andiamo a vedere. Voglio andare a vedere il telaio. Eccolo qui. Ok, stiamo sempre sul camion. Rimaniamo sempre sul camion. Questo è il telaio della motrice. Guarda che dimensione. Quindi. Bello. Il dettaglio è impressionante e è molto ma molto bello. Mentre questo qui è del carrello. È il pianale, sì. È il pianale del carrello. Queste sono le due parti più lunghe del che abbiamo trovato nel kit, che messe insieme più o meno il kit viene così lungo, più o meno. Anche perché la cabina sfoggia un po', se non sbaglio. Sfoggia un po', poi questo carrellone va sopra un po', sopra il telaio, comunque. Da già un'idea di massima dell'ingombro finale. Andiamo a vedere dal vicino alcune stampate. E andiamo a vedere il dettaglio delle cabine. Eccole qua. Questa è cioè il volante, alcune parti della trasmissione. Ma la trasmissione. Questa sembra la parte anteriore con i fari, o mi sbaglio? Questa è dovrebbe essere il parafango? No, mi sembra la parte anteriore con i fari. La parte anteriore con i fari, i specchietti. Andiamo a vedere dentro. Oddio, è anche massiccia come plastica. Come plastica è abbastanza rigida. Sì. All'interno ci stanno un po' troppe parti da coprire e da ristuccare. Queste parti qua, se voi fate una cabina aperta, dovete intervenire e togliere queste parti che servono sicuramente. Sono le parti di fusione, non so che. Comunque. Cioè da intervenire abbastanza con lo stucco. Anche qua. Ma questo qua, insomma, è la parte del motore, ma la parte interna della cabina, ma qua questo è uno sportello. È molto visibile. A meno che non c'è qualcosa sopra. Non credo, no. No. Insomma, se volete lasciare la cabina aperta, questo è un intervento che dovete fare. Qua va ricoperto con lo stucco e stuccato e lisciarlo. Il problema è che va a impattare sui rivetti. I rivetti se rifanno. Ma le rivette se rifanno tutte, insomma. Questa è la trasmissione, i dettagli mi pare abbastanza buoni. Pezzo massiccio. Sì. Beh, anche gli specchietti, anche qua sugli specchietti qua bisogna intervenire, vedi? Questa parte qua.
Vabbè, comunque sono cose che non sono impossibili, se fanno molto facilmente. Andiamo a vedere qua pure la parte, alcune parti del motore, che adesso è inutile che andiamo a esaminare, magari quando andiamo a costruirlo parte per parte ve la faccio vedere un po' meglio. Queste sono le testate dei motori, alcune parti del radiatore, le turbine. Questa è una stampata che riguarda il motore. Andiamo a vedere, ecco, pure queste sono la parte delle sospensioni. Anche qua sono curioso, perché se anche qua c'è il problema che abbiamo riscontrato all'interno della cabina, poi diventa un grande lavoro. Vediamo. No, qua tutto sommato no, sulle parti delle trasmissioni non ci stanno, sono abbastanza pulite. C'ho pure... ma quanto è grande il serbatoio? Sì, il serbatoio è enorme, questo è il serbatoio, però ben dettagliato, molto ben dettagliato, si vedono bene le fascette. Sarà un piacere da sporcare quello. Ah, indubbiamente, ma questo insomma. Quindi questa qua è la parte, un'altra parte dei cerchi. Il dettaglio dei cerchi è impressionante, ve lo voglio far vedere. Questo è bello. Vediamo, ve lo faccio sotto la telecamera, vi faccio vedere. Bellissimo, cioè è bellissimo proprio. Vedete? Guardate qua, cioè il dettaglio è impressionante. Sì. Bello, 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 bello. Specialmente i bulloni. Sì. I bulloni sono belli. Questo sono i sedili. No, che so questi, non so se questi no, che è sempre no. Parte della cabina, serve per ribaltare la cabina. Si vede il dado con la testa del bullone. Cioè, bello. È bello, eh? Sì, dettagliato. Sì. Molto dettagliato, molto, sì. Molto, molto, molto dettagliato. Anche questa è la parte, un'altra parte del. Ah, ok. Questo dovrebbero essere la 4. Sono la stessa. Sì. Di queste ce ne sono le 4. Le famose per 4 che abbiamo visto. Sì. Questi sono i sportelli. Questi lo sai che c'avevi ragione tu, mi sa? Ci va sopra, sopra ci va qualcosa, sì. Tipo i pannelli interni, una cosa del genere. Sì, che sono questi qua, c'avevi ragione te. Esatto, ragione. Quindi non devi, con lo stucco non devi fare niente. Davvero, poi sicuramente. Okay. Ecco, questi sono altri 4. Perché vedo anche come incastro vanno. Sì, io pensavo che era tutto un pezzo unico, non ci stavano... Questa... No, è una bella sorpresa. Meno male, è un lavoro in meno, insomma. Perché insomma, il kit è... Ok, questa invece è del carellone, sono le parti del carellone. Vediamo le ruote come sono. Sì, questa adesso le apriamo. Vabbè, il kit è merito, Questo fondamentalmente non costa neanche caro. È un kit che insomma ti fa passare tempo e non costa caro. Ok, vediamo questo. Ecco, queste sono due stampate, vedetele, e faccio vedere agli altri. Carello? Sì, ecco, sì. Qua guarda, mettiamo in foto. Belli, guarda che belli Trilex. Guarda i bulloni. Sembrano veri. Sì, bello. No, la stampata la merita, 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 no, merita. Merita. Veramente è una cosa... E questo, vabbè, questo è quello che abbiamo visto prima, ce ne stavano due. Questo mi sa che non l'abbiamo visto Stefano. Adesso lo vediamo, apriamo questo che fa parte del portellone. Questo è la parte del carello, mi sa. Scusate, del carello. Sì. Si vede il bilico. Questa è la parte dove praticamente sta appoggiato il carro. Sì. Al tempo. Questo è il carellone. Questo è il braccio dove si aggancia al... Qua sopra ci stanno le due ruote, una piccola e una grande. Ecco perché sono 9, capito? 8 per il carellone, 8 per la motrice e, sì. E due ruote di scorta che stanno appoggiate sopra il carellone. Questi vanno tutti eliminati, mi sa? Questi sì, vanno tutti eliminati. Questi però, sono... Però questi no. Questi solo no, questi. Questi sì. Questi tondi. Questo no. Questi. No, sono questi, qua, questi qua. Tondi. Sì. Bella volla, ta, ta, ta. Oh, che miseria. Torniamo qua. È differente questo. Questa fa parte della cabina, altri pezzi che fanno parte della cabina. Non voglio questo.
tubo di scappamento e tutto via dicendo. Oh, questo è il kit in PVC. Sì. In PVC? In PVC, so, sicuramente so. I carichi? Sì, so dei sacchi, sì, ah. No, i sacchi, i sedili in stoffa, tutto via di. È figo, molto bello. Questo è in PVC. Come faccio? Sì. Aspetta, che prima che ve lo faccio vedere ai ragazzi. Ecco qua, eccola. Vedete? Questa è la cabina che va dietro, dietro al camion. È un pezzo unico. Sì, qua penso che ci stanno tutte le centraline, tutte. Questo lo fai accettare. Tutta le cose loro. La trasmissione. No, 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 questa va. Questo pezzo qua. E questo pezzo qui, quindi sta dietro la cabina, sicuramente qua ci sarà tutto un impianto elettrico, cavi idraulici, tutto è coperto. Per la parte in anche, bel pezzo. Sì. Togliamo un PVC, questa l'abbiamo vista, è la parte sempre che fa parte del telaio, dove qua c'è agganciato, dove agganciano una cosa. Un altro pezzo del serbatoio, questa già l'abbiamo esaminato, sono quattro di questi tipi. Tubo di scappamento, questi fanno parte del carellone. Ci rimane la parte trasparente, andiamo a aprirla e andiamo a vedere poi le decals da mettere. Occhio che qua è staccato un pezzo e queste sono le parti delle. La parte trasparente, classica, un po' di vetrini belli puliti. Questa è la sirena, la mettiamo qui dentro subito, sennò ce la perdiamo. Andiamo a vedere le decals. Si so, fanno schifo, ragazzi. Ve lo dico, sono orrende. Adesso ve lo faccio vedere da una parte. Sono opacissime. Sono qualcosa di schifoso, vedetele. Sì. Sono opache, questo è il silvering, è garantito. E allora? Niente, devi metterti a lavorare con il soft ed il fix. Sì, vediamo. Se si possono recuperare, vediamo un po'. Ma questa è la parte della strumentazione, poi adesso vediamo quello che troviamo sul mercato se può acquistare. Ma non so Stefano, secondo me qualcosa di sono le coperture dei vetri. E queste sono le coperture dei vetrini della, esatto. Quando andiamo sono a... Sono già tagliate? Sono già tagliate. Bello. Merita? È un kit che merita secondo voi? Merita. Ah, questo kit questo sta sul mercato tra le 110, lo trovate tra le 110 e 120, oscilla. E secondo me per quello che ti dà la trompeta, cioè ne valgono tutti. Cioè questo è impressionante. Voi immaginate, questo camion con sopra un T90. Fa la sua sporca figura in una vetrina. Io adesso così la butto là, questo è un modello che io se lo devo valutare lo valuto su gli do un voto 8. Che ne pensi Ricca? Concordo, 8 via. Anche io. Anzi per il prezzo forse anche 8 e mezzo. No, veramente il prezzo è quello là. Beh, ma Trumpeter è competente su questo, cose è abbastanza. Soprattutto montarlo non sarà uno scherzo, sono tanti pezzi. Benissimo, allora abbiamo spoilerato, questo kit ve l'ha costruito, quindi seguito un po' alla volta. Faremo dei video un po', costruiremo prima la cabina, poi piano piano, insomma. Una parte alla volta. E non ci resta che fare le solite raccomandazioni, Claudio. Come? Quindi, se vi è piaciuto il video mettete like, commentate, soprattutto commentate. Se non siete iscritti al canale iscrivete e ciao! Ciao! Ciao.